Per l'ennesima volta pugliesi e professionisti vengono presi in giro. Se il regolamento che è di reclutamento che Emiliano ha cambiato in questa seconda legislatura, valorizzando l'intuito persona, perché fare un avviso pubblico? Perché sarebbe stato opportuno darlo direttamente. E perché così significa prendere in giro le persone, perché poi alla fine non c'è nemmeno un colloquio, quindi si valuta dai curriculum, e quindi una scelta oggettiva. E lì andrebbe in difficoltà. E allora il nostro appello è: ha vinto le elezioni legittimamente Emiliano, perché prendere in giro i cittadini, far pagare la tassa per partecipare ad una selezione che non si terrà mai, perché poi lui alla fine ha già deciso chi nominare? In questo momento tutto legittimo, sì, perché lui si è approvato questo regolamento di reclutamento. Nel caso specifico di cui ci siamo occupati anche noi personalmente, del curriculum della ex consulente giuridica dei 5 Stelle, c'è questa cosa che ci pare un po' bizzarra, il fatto che si chieda un parere subito dopo la nomina, evidentemente avendo contezza del fatto che c'era qualcosa che non andasse. Qui la cosa è ancora più grave, perché al netto, diciamo, della professionalità, e non discuto, ci mancherebbe, ma del Movimento 5 Stelle. Cioè, il Movimento 5 Stelle era uno dei suoi mantra, quella della meritocrazia e della trasparenza. Credo che con questo hanno fatto l'ennesimo autogol, perché sono più attaccati alle poltrone di potere di quanto si potesse immaginare. Questa è la realtà che accade al Movimento 5 Stelle. Personalmente non siamo meravigliati, perché li conosciamo da tempo e sono molto attaccati a questo modo di fare. L'altra questione è: alcuni capi dipartimento sono stati riconfermati, benissimo, altri non sono stati riconfermati, però se andassimo a verificare gli emolumenti che hanno percepito e le premialità a seguito delle performance che hanno raggiunto, hanno preso tutti il massimo. E quindi perché, perché alcuni si confermano e altri no? Quindi è tutta una scelta personale. Bene, allora giù la maschera, evitiamo di prendere in giro i pugliesi, evitiamo di fare queste false selezioni, e il Presidente si assume la responsabilità di nominare chi vuole, chi le ha fatto le liste, tutti quelli che vuole, nessuno entra nel merito, diciamo, delle professionalità, ci mancherebbe altro. Però diciamo che in Puglia non c'è trasparenza, non c'è meritocrazia, ma c'è tanto clientelismo, e se sei amico del potente probabilmente qualcuno si ricorderà di te.